Buon primo maggio a tutti, un primo maggio che questa comunità vive in modo particolare, in primis per la presenza qua al palafiere di Casale Monferrato, dove con il distretto dell'ASA abbiamo allestito il centro vaccini. 5.000 dosi sono state completate, 5.000 vaccinazioni con il doppio richiamo. Possiamo fare molto di più, questo centro può supportare 700 vaccinazioni al giorno. Se il governo ci manderà più vaccini, usciremo prima dall'incubo della pandemia. In secondo luogo, un primo maggio difficile perché il pensiero va ai lavoratori di Cerutti e Freudenberg, che in questo momento stanno rischiando il posto di lavoro, e ai tanti che, colpiti dalla pandemia, stanno lottando per tenere aperte le proprie attività. E questo è il motivo per il quale accanto a me Enzo Amic, capo di gabinetto e coordinatore della Protezione Civile, continua a gestire il centro il primo maggio, ma come è stato a Pasqua, a Pasquetta, nelle domeniche, affinché si possa uscire prima dalla pandemia. Oggi è la festa dei lavoratori, ma non per chi opera qui all'interno del centro vaccinazione. Infatti va sottolineato un ringraziamento speciale agli operatori del distretto sanitario e quei tanti volontari che permettono tutto questo. Recentemente, facendo seguito alle tue parole, Sindaco, è stato effettuato un stress test dove abbiamo portato da un numero di 250 vaccinazioni giornaliere a 400 ed è perfettamente filato tutto liscio. Quindi c'è la speranza che dal governo, come dicevi, arrivino questi vaccini per permettere di arrivare a fare in modo che tutta la comunità sia completamente coperta dalla vaccinazione. Grazie Enzo, grazie a tutto volontario, alle donne e agli uomini che operano all'interno di questo centro da professionisti, e buon primo maggio. Grazie a voi.